forme del Duco Tony. Una di quella grossa. Questa ve la voglio far vedere. Quando si ferma la rema che la barca non cammina più, ci inventiamo questa cosa qua. Ho messo a modo il motore piccolo. Ci sono tutte le canne con i londri e le seppie in posta, ce n'è anche una là dietro, non so se la vedete. Diamo un'ingranata di marcia e lasciamo, in modo che l'abbrivio della barca fa camminare l'ondri. Quando ci sarà una seppia appesa, speriamo, la canna si piega di più. Vediamo che succede. Dimenticavo, per fare questa cosa non è che ve la inventate così. Dovete avere le distanze giuste delle canne, le aperture giuste, ognuna inclinata in una maniera, le lenze non si devono mai incontrare. Diciamo, non è una cosa facile. Quando levate la marcia, la barca sta camminando, appena toccano i piombi più vicini, vuol dire che queste qua sono al fondo, aspettate un altro paio di secondi e toccheranno pure le. E ripartiamo. Solitamente qualcuno si prende. Ora non lo so. Ci vediamo. L'ho presa. Si è piegata la canna mentre camminavo. Ho levato la marcia. E qua c'è la seppia. Guardate che bella seppia. Peccato, penso che l'avete vista. Se n'è andato, mannaggia. È tornato il vento e questo giochino purtroppo non si può fare più. Non si può fare più ora perché siamo a febbraio. Ma quando a luglio, giugno ci sono quelle giornate di bonaccia, fare questo giochino è interessante. Ovviamente chi non l'ha mai fatto, calate due canne sole, massimo tre. Io ne ho 5 perché bene o male riesco a muovermi. Peccato, in 20 minuti ne abbiamo sentita una sola e l'abbiamo persa. Capita. Ciao.